Bene, salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia di Verso 86. Video un po' particolare perché torniamo indietro nel tempo, quindi usiamo l'eyesight del Mac, usiamo un iPhone 6 in questo caso perché chiaramente torniamo indietro nel tempo ma andiamo avanti per quanto riguarda il salto generazionale, quindi andiamo a vedere le migliori, almeno, o meglio, quelle che per adesso sono veramente le applicazioni da avere su iPhone 6. Tante sono riprese anche dal tempo perché chiaramente iPhone a riparto applicazione non è che si sta rinnovando tantissimo perché sono arrivati davvero a dei livelli incredibili. Direi prima applicazione assolutamente da avere, Fantastical. Per chi non lo conoscesse, è un calendario molto interessante, integrazione piena anche con i promemoria, con l'app promemoria di iOS, calendario interessantissimo per tutte le sue varie funzioni, possibilità di andare a vedere subito gli appuntamenti rapidi che abbiamo in scala così leggermente ridotta. Con uno swipe in basso potremo anche tranquillamente andare a visualizzare il calendario. Riesce a prediligere quello che uno deve scrivere, non so come fa, forse molto ovviamente in base all'orario, in base a cosa si scrive, in base alle nostre abitudini. Alle volte io scrivo A e lei subito mi scrive allenamento. Me lo mette sempre alle 9 di mattina, forse perché vado sempre a correre nello stesso orario. Adesso meglio. Qui no, meglio, un po' lo sponsorizzato. Allora, un'altra applicazione molto interessante per quanto riguarda il salvataggio delle password, visto che adesso è anche gratis nello store, mentre io una volta la pagai una fraccata di soldi, è senza ombra di dubbio 1Password. 1Password con anche lo sblocco tramite Touch ID per quanto riguarda questa nuova versione e questo nuovo firmware di Apple, abbiamo tranquillamente la possibilità di andare a inserire le nostre password per quanto riguarda le banche, per quanto riguarda le mail, i login, wifi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo la completa integrazione per quanto riguarda il salvataggio delle nostre password. Accanto abbiamo Evernote, che è sicuramente una delle applicazioni molto interessanti per quanto riguarda l'inserimento delle note. Interessante anche perché abbiamo il widget delle notifiche nella barra chiaramente delle notifiche, abbiamo anche la possibilità di introdurre il widget con iOS 8, quindi se ad esempio io premo testo, in automatico verrò reindirizzato a Evernote e verrò indirizzato anche al campo di testo, quindi molto interessante come applicazione per quanto riguarda la produttività. AnyDo in alternativa è un'ottima alternativa all'applicazione promemoria di casa Apple. AnyDo è compatibile a 360 gradi anche su Android e su Android abbiamo anche la possibilità di integrarla con Cal, che è un'applicazione interessante. Andare a pescare. Come potete vedere abbiamo anche l'assistente vocale che ci viene incontro, quindi per oggi ho messo un promemoria ad andare a pescare, poi abbiamo chiaramente lo swipe per andarla a cancellare e quindi via via possiamo inserire nuovi promemoria all'interno di AnyDo che è anche gratuito, quindi non ci sono nessun tipo di problemi nell'andarlo a scaricare. Per quanto riguarda la multimedialità, io vi consiglio Plex, vi consiglio Infuse, sono due applicazioni molto analoghe. Cosa fanno? Praticamente vi permettono di partire da un server creato da queste applicazioni, inserire all'interno del server tutta la vostra musica, i vostri film e le vostre serie televisive e poi andarvele a streamare all'interno di un contenuto multimediale. Ad esempio, io parto da Plex, ho il server di Plex, chiaramente. Ho stato sul suo sito, dall'hard disk metto tutta la mia libreria di film tramite il Chromecast e me li butto in televisione, quindi molto molto semplice. E Infuse è una delle applicazioni che con Plex, insomma, si alternano molto facilmente. ITV Show è l'applicazione che uso per seguire tutte le mie serie televisive, molto interessante anche come grafica. Mentre poi andiamo avanti per quanto riguarda un'applicazione che ho trovato ora, quindi molto interessante, si chiama PHLO, che è questa iconcina qua. Praticamente una volta schiacciata mi andrà a aprire una barra di ricerca. In pratica è come la Google Search, però diciamo che in alternativa non abbiamo la noia di attivare Google Now, insomma, non abbiamo proprio la suite di Google completa, ma abbiamo una barra di ricerca semplice e veloce ed è anche personalizzabile perché non solo possiamo andare a ricercare sulle
su Google, ma possiamo andare a cercare su tante altre applicazioni. Per esempio, se volete cercare un video su YouTube, voi chiaramente andrete qua a schiacciare su YouTube. Quindi è un motore di ricerca a 360 gradi, o meglio una barra di ricerca a 360 gradi, in maniera gratuita la potete trovare all'interno dell'App Store. Wallpapers è un'applicazione molto interessante, si è aggiornata di recente e vi permetterà di andare a scaricare tantissimi sfondi per il vostro iPhone, per tutti gli iPhone, quindi non c'è nessun tipo di problema. Come potete vedere, gli sfondi sono a migliaia, cioè ce n'è veramente di tutti i tipi, di tutti i gusti, quindi non perdetevi questa applicazione. Abbiamo anche la possibilità di andare a ricercare per modalità random, per modalità più popolari e anche per modalità ultimi inseriti. Quindi non si può non avere wallpapers all'interno del vostro iPhone. Un widgetino molto interessante, Tap to Share, che non ho fatto vedere l'altra volta. Tap to Share praticamente vi inserirà all'interno del vostro centro notifiche la possibilità di andare a fare un tap to post su Facebook e un tap to tweet per quanto riguarda Twitter, quindi la possibilità di andare a twittare o a postare qualcosa su Facebook direttamente dal nostro centro notifiche. Per quanto riguarda un'applicazione o magari una mancanza per quanto riguarda il nostro iPhone è la possibilità di ascoltare la radio. Quante volte siete andate a giro e magari vi avete detto: accidenti, il mio iPhone non si può ascoltare la radio. Tramite Tunnel Radio potremo avere tranquillamente la possibilità di andarci ad ascoltare le nostre stazioni radio preferite. Una volta aperta, chiaramente ci sarà un buffering per quanto riguarda tutte le radio. Ad esempio, andiamo su radio locale, andiamo ad aprire, che ne so, una radio a caso M2O. Andiamo a dare il play. Come potete vedere, parte in automatico la radio. Chiaramente avremo bisogno di una connessione internet, quindi mi raccomando, di avere la connessione attiva sui vostri iPhone. Vi potrei dire anche iTracking, che è un'applicazione ideale per le nostre spedizioni, quindi per i nostri pacchetti, in giro per il mondo. Come potete vedere, abbiamo 2 milioni di corrieri, abbiamo anche le poste, abbiamo la possibilità di tenere d'occhio le nostre spedizioni tramite la ricerca di salvataggio in archivio. Quindi, cioè, applicazione veramente completissima. Su Android è addirittura gratis, su iOS mi sembra c'è da pagare 89 centesimi. Comunque è una delle migliori, se non la migliore, per completezza, per veramente fruibilità dei contenuti. Insomma, è veramente interessante questa applicazione. Se poi volete vedere anche qualche applicazione per il vostro fitness, Runtastic Pro. Ma io dico più Runkeeper che Runtastic Pro, visto che è anche gratuito. Pedometer Plus Plus, che adesso si chiama Pedometro. Poi abbiamo l'applicazione Mountain Bike Pro per quanto riguarda chi vuole andare anche in bicicletta. Quindi abbiamo tantissime app per quanto riguarda il nostro fitness. L'ultima due applicazioni, TeamViewer, che è forse una delle applicazioni più interessanti per andare a fare assistenza tra un computer e l'altro, tra un iPhone e un computer, tra un Mac e un iPhone, insomma. Fate un po' voi, ma potete tranquillamente entrare all'interno del computer e dare una mano al vostro amico. E Scanner Pro è una delle applicazioni che uso più di tutte per andare a scannerizzare i miei documenti, andarli a salvare su Dropbox oppure andarli a inviare tramite mail a un mio contatto. Quindi queste più o meno, ecco, sono una sorta di applicazioni fondamentali per i nostri iPhone. Chiaramente, mi raccomando, all'interno dei commenti, tanto ci sono. Ho sulla mia pagina Facebook le recensioni di Verso 86, consigliatemi altre applicazioni, almeno dopo andiamo a integrare un altro video sulle migliori applicazioni. Queste più o meno, diciamo, sono le più famose, le più importanti, ne ho aggiunte due o tre nuove, però alla fin fine sono quelle. Quindi niente, vi aspetto nei commenti, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo video. Bene, salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia di Verso 86, molto probabilmente bentornati anche in compagnia di Penny, che è qui, che è qui. Penny, che fai? Beh, che è qui, che girella per casa, perché logicamente non potrebbe essere diversamente così quando io faccio un video. Non ce la faccio. Che vuoi? Che c'è? Vieni, vieni, che vuoi?
No, ho visto. No, 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 ho visto. Ho visto questa. Ho visto questa. Lo vedete il mio pollice? No.